possiamo prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream on Fly. Sono le 16:29 minuti primi. Buon pomeriggio amici da Mariella Vitale, bentrovati, siete su Radio Dream on Fly. Oggi è martedì, è il 29 settembre e come ogni martedì sono in collegamento con la giurista d'impresa dottoressa Lorenza Morello, che è in attesa di darci il suo punto della situazione, o meglio di un po' di tutto, ma noi cerchiamo di fare il focus sempre su un argomento in particolare. La saluto subito e do il benvenuto. Buon pomeriggio, ben trovata. L'ho già persa, dottoressa. Tutte le settimane. Eccoci, bentrovati a voi. No, l'avevo timore di averla persa come la settimana scorsa. No, non mi perde mai. E non le ho ancora fatto la domanda. Cioè... Sentiamo. No, perché allora il punto della situazione, allora il focus che vorrei fare questa sera sulla polemica infinita che sta un po' scemando effettivamente, perché insomma c'è prima la botta, il fuego e poi arrivano i pompieri e per fortuna si sta un po' calmando. Sulla questione di Tridico, il presidente dell'INPS, che a quanto pare che si fosse auto-aumentato lo stipendio, ma non è propriamente così. Il problema sono questi 150.000 euro lordi annui che hanno fatto scandalizzare tutti i social e tutte le parti politiche. Ma come mai prima gli si danno questi aumenti e poi gli si scandalizza se glieli si danno? Cioè, mi spieghi un attimo, dottoressa? Allora, partiamo da un punto fondamentale. Il dato che appunto viene analizzato dai social o dai quotidiani di larga scala, ovvero l'emolumento di 150.000 euro a un presidente di un ente pubblico dell'importanza, tra l'altro di quello dell'INPS, non deve assolutamente scandalizzare nessuno, soprattutto in un paese come il nostro, dove il tetto pubblico agli emolumenti è fissato in 240.000 euro annui, e quindi siamo sotto la soglia. Sì. Ciò detto, quel punto vero su cui da anni si continua a soprassedere, ed è questa la gravità della questione, è il fatto che nel nostro paese, più che in altri sistemi, ci sia uno scollamento totale tra quella che è la classe politica o la classe dirigente assunta dai pubblici uffici e il dipendente, che in realtà o è dipendente di un'azienda privata o addirittura è una partita IVA, laddove in realtà mi viene detto, ma in alcune aziende private un dirigente può anche guadagnare più di quelle cifre. Sì, in un'azienda privata, e glielo dico io che di aziende qualcosa capisco, qualsiasi dirigente, siccome appunto viene pagato da un padrone che guarda alla fine dell'anno il bilancio, e significa il rapporto tra profitti e perdite, corrobora l'emolumento che dà ai suoi dirigenti, alle sue prime linee, ma anche all'ultimo degli operai, rispetto all'utilità reale che viene data all'azienda. Questo non viene fatto da anni nel nostro sistema pubblico. Noi abbiamo uno scollamento totale per cui politici, giudici, pubblici ministeri, amministratori delegati, dirigenti, direttori generali, presidenti di enti pubblici o di partecipati continuano a guadagnare indipendentemente dai risultati. Ecco. Lei capisce che questo è il dato inaccettabile. Allora, se parliamo del caso di specie, a parte che mi fa ridere perché appunto viene strumentale, io non sono assolutamente, come lei sa, favore di questo governo, anche se non appartengo a nessuna forza politica, e quindi come libera pensatrice formulo i miei pensieri, ma a fronte di quello che è accaduto durante soprattutto l'emergenza coronavirus, dove l'INPS, che è considerato l'ente che è più stato colpito dalla difficoltà durante l'epidemia e ha commesso errori non trascurabili, che proprio in questo momento venga dato adito all'aumento di emolumento del presidente, anche se era stato già deciso e concertato precedentemente, questo è inaccettabile. Perché in un paese che non eroga le pensioni, dove le persone fanno fatica ad arrivare a fine mese, crea ancora più fastidio e disgusto il fatto di doversi occupare di queste questioni, e che poi venga strumentalizzato dalle parti politiche per dire ma io guadagno quello, ma quello là guadagna di più, quello là guadagna di meno. Il problema non è chi guadagna quanto, il problema è che gli amministratori pubblici dovrebbero essere misurati sull'apporto che danno allo sviluppo sociale, così come gli amministratori delle società private. Diversamente non si arriverà mai da nessuna parte.
Ecco, ma una domanda, probabilmente lei lo sa benissimo, perché insomma con diciamo gli emolumenti, le retribuzioni degli amministratori delegati, cioè, lavora tutti i giorni almeno, e pane per i suoi denti, chi è che decide diciamo lo stipendio di questi funzionari, di questi alti funzionari, per quanto riguarda lo Stato? I partiti, che sono tutti uniformi nel concordare queste cifre, o solamente qualcuno? No, allora, in realtà diciamo che i dipendenti pubblici o gli stipendi del settore pubblico, sì, sono ovviamente sempre concertati dalla politica, sì. Poi si finge sempre che siano oggetto di norme inderogabili, per cui vengono poste come norme che scendono dal cielo e che nessuno può toccare. Se poi vogliamo dire, perché anche questo è un dato che raramente viene usato o riportato dai giornali, se non in momenti in cui particolarmente bisogna attaccare una cassa piuttosto che l'altra, sì. Lei sa quali sono i dipendenti pubblici che vantano le retribuzioni più alte? E no, che non lo so. Sono i magistrati. Ah. Un magistrato ha un reddito medio annuale di 142.653 euro. Ma allora? All'estremo opposto, sì, e questo dovrebbe far rabbrividire, ci sono gli insegnanti, sì, con un reddito medio di 29.468 euro. Questi dati, tra l'altro, arrivano dalla Ragioneria Generale dello Stato e mostrano come gli stipendi complessivi dei giudici, all'ultimo dato disponibile, guarda caso, del 2013, siano aumentati dello 0,6% rispetto all'anno precedente, mentre quello degli impiegati nel comparto della scuola si sono ridotti lo stesso anno dello 0,3%. Allora, vogliamo parlare di un paese dove veniamo condannati ogni anno da Strasburgo per la lentezza delle nostre lungaggini processuali, sì, e dove in realtà abbiamo un bisogno enorme di, come qualsiasi paese che vuole creare sviluppo, investire sull'istruzione, quindi sulla cultura e sulla crescita dei nostri giovani, e gli insegnanti sono i meno pagati. Capisce, sì, che tutto il resto è polemica strumentale e certo, fine a se stessa. Certo, certo. Dottoressa, lei ha un'idea, cioè credo che lei ce l'abbia tranquillamente, ma insomma i predecessori di Tridico, tipo Boeri, tipo Mastrapasqua, insomma nessuno si è mai lamentato dei loro stipendi, che erano ben più alti di quello che prende attualmente, che prenderà attualmente Tridico. Come mai adesso solamente queste cose vengono fuori? Forse c'erano ma non venivano dette, forse non c'erano i social, come mai queste? Stupisce anche il fatto che Salvini, che nel momento in cui lo scorso anno questo emolumento è stato approvato eccetera era al governo, eh sì, tiri fuori proprio adesso facendo finta di non sapere quello che avveniva, mentre lui tra l'altro era ministro. Quindi sicuramente il fatto che questa polemica sia strumentale e sia studiata dal punto di vista politico anche come tempistica non mi stupisce, perché peraltro in Italia dalla questione dalla Fer Scaiola a molti altri che potrei citare è sempre stata strumentalizzazione politica, e quindi sempre a danno dei cittadini, perché si parla di fumo per, sì, non parlare del fatto che ormai l'arrosto noi non ce l'abbiamo più e quel poco che è rimasto se lo dividono sempre i soliti quattro. Ecco, adesso tra l'altro propongo, non so se lei è d'accordo, una bella cura di fosforo per gli italiani, perché secondo me non si ricordano mica tutto, sa? Purtroppo l'italiano ha una memoria di breve termine, e soprattutto una volta che gli riaprono gli stadi era un po' come l'antico circo, l'antico Colosseo, no? Sì. E quindi pane e circense, ma noi adesso abbiamo pane e calcium, sì, quindi più che il fosforo. Il calcio, certo, certo. E allora basta quello, è un po' svilente, ma purtroppo così. Per questa maggior ragione ciò di cui ha bisogno questo paese è investire in cultura, e la cultura si fa dai primi anni dell'infanzia. Ma noi un po' di cultura proviamo a farla sempre con i suoi interventi, perché comunque, benché io e lei siamo diametralmente opposte come idee, come proiezione, diciamo politiche, perché lei non ha politica, però insomma diciamo che è critica verso tutto quello che non va bene. Io però il giorno che troverò anch'io una religione da seguire glielo farò sapere. No. Al momento purtroppo mi hanno deluso tutti quanti. Però io voglio dire che il presidente Conte, il presidente del Consiglio, ha detto a Tridico: bene, adesso ti becchi questi 150.000 euro lordi l'anno, che poi diventano 70-80.000 netti. Bene, poverino, però devi, ecco. Se guardi che se la sente la gente a casa, che uno ha da lamentarsi di un stipendio così. No, vabbè, io ma non lo so, come esce dalla radio poi lei questa sera. No, ma ha detto: adesso a questo punto, visto che l'aumento è scattato, devi lavorare anche di notte.
mi sembrerebbe il minimo, ma che per me che lavori di notte, di mattina, di pomeriggio è indifferente, l'importante è che porti i risultati che al momento non sono stati portati. È stato ben strigliato dal presidente Conte, ha detto che in alcune zone non sono ancora arrivate le casse di CIG, per cui sì, è il caso che si dia un andi. Anche Conte sarebbe il caso che si desse un andi e si togliesse dal posto che illegittimamente occupa. Comunque magari di questo parliamo in un'altra puntata. Certo. Allora a questo punto, visto che lei ha fatto la chiosa, io devo salutarla. Chiosiamo. È chiosa. Chiosiamo insieme. Quindi la puntata è chiosa qui. Però la saluto con una bella contentezza nel cuore, perché la prossima settimana ci vediamo. Sì, non lo diciamo troppo forte perché poi ogni volta sfuma, ma dovremmo proprio vederci. È un bel evento che ci sarà, finalmente riuscirò a tornare nella mia amata Torino, esatto. E quindi credo che ci vedremo davvero. Urge assolutamente fotografia da pubblicare sui social. Sì, selfie assolutamente con mascherina, dottoressa, che devo fare? Io sono malata, quindi okay. La mascherina va bene. Sarà sempre un piacere comunque vederla. Bene, anche per me, cerchi di sopravvivere all'impatto. Grazie dottoressa per essere stata con noi, l'aspettiamo presto. A presto, grazie. Grazie. E grazie anche a voi per averci seguito fin qui, appuntamento con il punto della dottoressa Lorenza Morello alla prossima settimana. Con Radio Dream on Fly si vola in alto.